AIEA. Oggi andremo in Botswana e accompagnarci sarà la guida certificata AIEA AFGA Tibor Marotta. Tibor ci accompagnerà in un parco veramente stupendo, il parco Chobe. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio. Buon safari con AIEA! Grazie. Allora, vabbè, già abbiamo coperto il discorso della bandiera, dei rapporti pacifici, quindi che sono sempre corsi tra, diciamo, popolazioni locali e gli inglesi fondamentalmente. Perché appunto nel 1885 c'è stata questa richiesta di intervento degli inglesi da parte proprio del capo tribù, diciamo, dei Basarwa, che era una delle sei tribù dei Botswana. E quindi appunto è stato fondamentalmente più che un colonialismo di predazione, come è stato nella maggior parte degli altri casi, qui c'è stato proprio un invito. Okay? Vediamo dunque la parte di cui andiamo chiaramente a parlare oggi è questa del Chobe che è qui sopra al confine, adesso la vediamo un attimino più da vicino. Allora, innanzitutto, come arrivare in questa zona? C'è un comodo aeroporto che serve la cittadina di Kasane. Ci si può arrivare, diciamo, con questi piccoli aerei da Johannesburg, ci mettono poco meno di 2 ore. Il Parco Nazionale del Chobe è una storia, diciamo, l'intenzione di creare in questa zona una riserva c'è dal 1930 circa, cioè è stata fatta una moratoria sulla caccia perché chiaramente stava venendo un po' troppo sfruttato. Il tutto si è rallentato poi per via di un'invasione di mosca zezè, che chiaramente colpisce soprattutto i bovini d'allevamento. Fatto sta che fino al 1961 questo progetto non si è poi concretizzato e diventa riserva naturale, poi piano piano la parte di territorio diciamo, dedicata al parco aumenta e viene dichiarato effettivamente parco l'anno successivo all'indipendenza nel 1967. Kasane è una cittadina piccola ma molto carina e rilassata, diciamo, 10.000 abitanti, anche qualcuno in meno. Dista appunto, è molto popolare questo parco non soltanto per la sua grande bellezza, ma anche per il fatto di essere facilmente raggiungibile dalle cascate Vittoria. Quindi, con un'ottantina di chilometri che si possono fare in auto in un'ora e un quarto circa, è anche molto comodo arrivarci, appunto. Reso famoso, piccola curiosità per gli amanti del gossip, è stato reso famoso da Liz Taylor e Richard Burton che hanno scelto questo posto per sposarsi in seconde nozze. Nel 75. Qui sotto vi ho messo anche una piccola foto dell'ufficio del turismo, tanto per appunto farvi rendere conto comunque di quanto la cittadina sia, diciamo, comunque una sorta di scalo dove è comodo, diciamo, magari per chi non si è organizzato, andarsi a comprare una scheda telefonica per avere la connessione internet, anche perché poi all'interno del parco diciamo che non c'è troppo da aspettarsi il wifi, ecco. Questo qui al centro invece è interessante, è un baobab, vedete questa porta perché all'interno è cavo ed era utilizzato come prigione. È stata costruita in seguito una stazione di polizia, ma nelle vicinanze di questo baobab, tanto per mantenere la tradizione. Dicevamo, in questo punto si incontrano ben quattro paesi, quindi i quattro angoli, diciamo. Sono questo tratto dove Zambia e Botswana hanno un fronte sul fiume di 150 metri, di qua abbiamo la Namibia, a nord lo Zambia, di qua lo Zimbabwe. C'è un traghetto che collega lo Zambia con il Botswana e c'è allo studio il progetto di un ponte che però sarà un po' complicato perché per non farlo passare dallo Zimbabwe dovranno fare una traiettoria un po' ampia, diciamo. Okay? Allora, il famoso Parco del Chobe. Cioè, diciamo che il Parco Chobe è famoso principalmente per il suo numero di elefanti, che erano poche migliaia ai suoi inizi, ed è, diciamo, una storia di grande successo nella conservazione e anche nel turismo, e qui si vede come effettivamente quando le due cose lavorano insieme abbiamo dei risultati notevoli, perché al giorno di oggi ci sono 100-120.000 circa elefanti stimati che frequentano questa zona. Vi ho messo qui vicino agli animali il loro nome in Tswana, ok? Il problema è anche che anticamente gli elefanti seguivano una rotta che li portava alle foreste dell'Angola per via di guerre civili, bracconaggio, insomma, chiaramente immaginiamo che durante una guerra gli elefanti sono molto ambiti, diciamo, sia perché vendere l'avorio può rappresentare una grande fonte di guadagno, sia anche semplicemente per la carne, cioè per sfamare le truppe.
Dunque, abbiamo coperto ampiamente, direi, tutta la sezione legata all'orografia. Vi faccio notare solamente questo è il quando, che abbiamo detto che nasce in Angola, e questo è il punto in cui cioè, diciamo, le mutazioni del terreno causate dall'apertura della faglia della Rift Valley hanno portato fondamentalmente il corso del quando a deviare di 90 gradi in linea, cioè quasi 90 gradi pieni, insomma. Quindi in questo punto il fiume perde molta della sua forza perché appunto in seguito al sollevamento del terreno e crea delle paludi che sono le Linianti Swamp. Quindi lo stesso fiume da questo punto in poi si chiama Linianti fino poi all'incrocio, all'incontro con un lago molto basso, cioè diciamo più un ampio specchio d'acqua che è il lago Liambesi e da questo punto in poi prende il nome appunto di Ciobbe. E il letto si amplia, diventa molto più largo, quindi il fiume Ciobbe appunto misura 300 metri ed è famoso per la possibilità di fare questi giri in barca, dove arriviamo anche molto vicino a osservare animali come gli elefanti, che sono ottimi nuotatori, gli ippopotami, che figurati sono più acquatici che terrestri, diciamo, coccodrilli e via dicendo, insomma. E tutta la grande pletora, diciamo, di erbivori che frequenta queste zone. Vi ho messo delle foto di imbarcazioni diverse perché il discorso è che fondamentalmente ogni struttura turistica in quest'area dispone di una propria imbarcazione. Quindi quelle che hanno più capienza, diciamo, hanno imbarcazioni più grandi, quindi vedete anche a più piani, quelle più piccole hanno queste barche, questi motoscafini. Dove che offrono un'esperienza volendo anche un pochettino più intima, ecco, arriviamo fino alla Ciobbe Princess, che è questa nave da crociera vera e propria, che ha delle cabine che fa praticamente su e giù per il fiume e fa appunto anche 2 o 3 giorni di navigazione consecutivi. Il Ciobbe è famoso, avrete visto, vi sarà capitato di vedere foto al tramonto del Ciobbe, perché appunto queste sagome di elefanti, di giraffe, e via dicendo, al tramonto sono qualcosa di irripetibile. Diciamo che appunto i tramonti del Botswana sono famosi anche per essere tra i più belli dei tramonti africani, che già è tutto dire, ecco. Quindi immaginate che il tramonto è il momento in cui si degusta solitamente un gin tonic, se seguiamo la tradizione locale, o una birretta, quello che sia, insomma, è il nostro più o meno aperitivo, ecco, l'ora del drink del tramonto. Il parco in sé contiene, diciamo, quattro ecosistemi diversi. Si entra qui, vediamo da Casane, la parte qui in alto a nord-est, e questa è la cosiddetta area di Serondella. Diciamo che quella con più vegetazione a foglia larga, quindi alberi anche più imponenti. C'era una segheria addirittura che è stata chiusa, qui ci sono ancora le rovine. E appunto una serie di altre attività umane che poi piano piano sono state estromesse appunto finché il parco è diventato parco nazionale per l'appunto. Abbiamo poi la parte delle paludi che sono un dedalo di canali e lagune circondato da palme e pianure erbose e la famosa Sauti Marsh che è il mio posto diciamo più preferito diciamo che è una zona più che paludosa diciamo c'è cioè un acquitrino, ok? Alimentato da un canale che ha un andamento decisamente erratico, quindi l'ha visto con l'acqua Livingstone nel 1850 come primo europeo, dopo che è andato in secca, ha dei cicli, possiamo dire, anche trentennali, però completamente imprevedibili, perché fondamentalmente l'apporto di acqua del canale è indipendente dalla quantità, dalla piovosità ed è fondamentalmente soltanto alimentato da faglie sotterranee. E poi abbiamo la Nogazza Pan, che è tra le due zone umide ed è una zona interna calda, arida, grandi pianure, foreste di mopane, frequentata soprattutto dagli Eland, che sono questi, il taurotrago, questo enorme, la più grossa delle antilopi, arriva a una tonnellata e due in certi casi. Questo maschio lo vediamo dalla ampia giogaia. Pensate che è tanto, tanto pesante, ma è capace di saltare 2,5 metri, 3 metri in altezza. Quindi è stato anche molto difficile da domesticare, e mai stato domesticato anche con successo perché dà tanto latte, la carne e via dicendo. Oh, cosa interessante dell'Eland è che il suo peso è tale che quando lo zoccolo
si solleva dal terreno, fa una sorta di click che si suppone sia l'origine dei click palatali che contraddistinguono poi i linguaggi dei San, fondamentalmente. Allora, vi ho messo qui due freccette, questa è la zona in cui è più facile vedere la sable antelope, quindi l'antilope nera, e questa meravigliosa, il re delle antilopi, e questo invece è il cosiddetto Puku Flats, dopo dei Puku ne parleremo più avanti, quindi una zona comunque di pianura alluvionale, insomma. Ho un po' degli erbivori che frequentano questa zona, vi dicevo dell'importanza degli Eland per i San, sia per il discorso del linguaggio, ma anche per un discorso proprio magico-rituale, soprattutto il maschio, perché appunto ha uno strato di grasso molto spesso che gli circonda il cuore, e ovviamente le antilopi in generale sono animali che invece di grasso ne hanno pochissimo addosso, quindi il grasso animale, diciamo che per una popolazione di cacciatori nomadici era quanto di più pregiato, ecco. Vi ho messo due foto di antilope nera proprio perché vi dicevo è maestosa, è la più bella, è quella che quando arriva l'antilope nera le altre si aprono nel suo passaggio, diciamo, e ha queste enormi corna scimitarre che gli permettono addirittura di tenere testa ai leoni. E forse l'unica altra antilope che si difende attivamente dai leoni è l'orice, ma diciamo che l'antilope nera lo fa con molto più successo. Abbiamo poi queste enormi mandrie di zebre, che fanno una migrazione, diciamo, stagionale fino al Macacadi, praticamente, e un grande numero di giraffe, una quantità di bufali imbarazzante, e vabbè, gnu, eccetera, eccetera. Non ho messo tutto, anche perché appunto, per non dilungarmi troppo. Dicevamo, la zona delle paludi, qui è possibile fare sia attività in canoa, più o meno come se, vi ho detto, lo chiamano un piccolo delta, ovviamente non è un delta, è sbagliato chiamarlo delta, ma tanto per intenderci, insomma. Questa zona, i felini hanno fatto di necessità virtù e si sono abituati all'acqua. Ovviamente non con grande, insomma, si vede dalle espressioni di questo leopardo, di questo leone che ancora non sono arrivati a essere tigre e giaguaro che sono praticamente perfettamente acquatici, ma insomma. Qui ho un po' di leoni perché tra l'altro anche qui si trovano grandi branchi di leoni, ligaoni perché è la zona dopo Moremi dove è più facile avvistarli. Oh, vedete qui nei periodi di piena i game drive sono possibili, ma insomma chiaramente con mezzi adattati, con appunto questi tubi di fiatatoi, eccetera, eccetera, fuori dall'acqua. E sono assolutamente esilaranti. Oh, allora, volevo fare un piccolo approfondimento sulle antilopi acquatiche, come dicevamo prima. Abbiamo il sitatunga, sono fondamentalmente quattro. Il sitatunga, che è in assoluto la più acquatica, tant'è che passa gran parte della giornata immersa quasi fino al garrese nell'acqua, perché ha questo pelo idrorepellente, è della stessa famiglia del kudu, del nyala e via dicendo, che vediamo infatti queste corna che fanno compiono un mezzo giro. C'è grande dimorfismo sessuale, come anche nel caso del suo cugino Niala, e qui sotto vi ho messo delle immagini proprio delle impronte per vedere appunto, per farvi capire quanto lo zoccolo è estremamente largo e lungo proprio per avere maggiore mobilità, diciamo, su un fondale bagnato fondamentalmente. Dopodiché abbiamo il lecce, detto anche cobo rosso, vedete bene, ha dei colori meravigliosi, soprattutto verso alba e tramonto, che ha questo posteriore estremamente sopraelevato rispetto alla linea della spalla, questo proprio per permettergli di, in caso di pericolo, fuggire anche dentro attraverso l'acqua, insomma, vedete queste sequenze di salto. Anche in questo caso vediamo zoccoli molto lunghi e fini. E dicevamo una cosa, ecco, il leccio, tra l'altro, la parte davanti della zampa che assume questa colorazione nera più intensa, soprattutto durante la stagione degli accoppiamenti, ma diciamo che è impermeabile più o meno fino alle ginocchia. Dopodiché vi ho messo il puku, che abbiamo visto prima, quell'area che si chiamava Puku Flats, no? Quindi è leggermente meno acquatico, ovvero cioè ama mangiare erba che cresce anche da dentro l'acqua, però fondamentalmente ci sta fino agli zoccoli e agli stinchi e come vedete non ha quel posteriore rialzato specializzato. Ricorda molto per certi versi l'impala, ma è famoso per essere in assoluto l'erbivoro con il, diciamo, più attento. Quindi diciamo che quando una guida sente un puku fischiare, dice ok, lì c'è qualche cosa interessante, andiamo a vedere. In questo caso vedete che c'è un leopardo, sapete che il leopardo caccia con fondamentalmente di imboscata,
una sorta di ninja della savana, insomma, e quindi fargli capire che è stato visto è fondamentalmente un modo per stare sicuri. Anche il puku ha questi zoccoli molto triangolari, molto allungati, perché anch'esso appunto frequenta molto l'acqua, sicuramente più del covo dall'elisse che noi chiamiamo invece antilope d'acqua, che appunto è in assoluto la meno acquatica delle quattro, perché in realtà è più un abitante di ecotone, quindi tra due habitat, diciamo. Però è una delle mie antilopi preferite, anche questa, sarà che hanno questo, tutti i gobi hanno questo nasino a forma di cuore che trovo assolutamente delizioso, insomma. E questo cerchio bianco dietro al sedere, diciamo, è un segnale visivo per farsi seguire anche l'oscurità dal resto della mandria. In questo caso vedete che questo è un tipo di zoccolo che decisamente è più adattato alla terra che all'acqua. Infatti, in caso di pericolo, il waterbuck salta verso l'acqua, ma non è un grande, né un grande nuotatore né un grande corridore nell'acqua. Quello che è che può stare molto a lungo dentro l'acqua perché appunto la pelle che produce delle ghiandole, cioè, ha delle ghiandole nella pelle che producono l'olio che gli rende il pelo idrorepellente. C'è la leggenda che questo olio renda la carne disgustosa, ma in realtà non è assolutamente così. Vi assicuro che uno dei miei primi avvistamenti di leoni che della mia vita è stato con addirittura dei cuccioli che stavano mangiando un waterbuck. Il discorso è che bisogna stare molto attenti nella fase di separazione della pelle dalla carne per evitare contaminazioni e quindi che la carne prenda questo sapore amaro, diciamo. Dunque, torniamo un attimo a parlare di questo canale che vi dicevo, dopo vedremo una mappa. C'è questo canale di saluti che nasce dalle paludi di Lignanti. È lungo circa un centinaio di chilometri e in questi 100 chilometri circa ha un dislivello di solamente 18 metri, quindi minimo insomma. Tant'è vero che in alcune stagioni l'acqua addirittura scorre all'indietro. Arriva a sfociare quindi in questa depressione di Mababe, quando arriva a sfociare, la depressione di Mababe, dove si crea appunto la Saluti Marsh, quindi l'acquitrino di Saluti, la palude di Saluti, se volete. E qui troviamo fondamentalmente le vestigia dell'antico superlago Makati Kati di cui abbiamo parlato già le volte scorse. Dal 2006 questo canale ha di nuovo acqua, quindi non sappiamo, vi ripeto, è completamente imprevedibile, tant'è vero che proprio Saluti significa quando arriva. Ed è famosa per essere l'unica zona che si sappia, che io sappia almeno al momento in Africa, in cui gli elefanti vengono regolarmente cacciati dai leoni. Non solamente cuccioli, ma anche insomma, animali di una certa dimensione. Questo significa, questo sia per la grande abbondanza di predatori, di prede, che ha portato una grande abbondanza di predatori. Quindi qui in questa zona abbiamo anche branchi di leoni che arrivano a contare addirittura 25-30 unità, un record assoluto. In questa zona appunto c'è quindi la più alta concentrazione di predatori di tutto il continente. Vi dicevo che l'acquitrino con la palude di Savuti è indipendente dal canale perché comunque riceve sempre acqua da falde sotterranee. Okay? Quindi in quest'area abbiamo enormi piane erbose, savana con un po' di bosco insomma, e troviamo appunto le vestigia di questo lago, tra cui Maguique, che è un anello di sabbia che era appunto l'antica riva di questo lago. E c'è un affioramento granitico, che sono queste colline di Gubazza, cosiddette, che oggi raggiungono i 90 metri, un tempo quando il lago aveva acqua, chiaramente, probabilmente ne spuntava solamente una porzione. Quindi in questa zona possiamo trovare anche sabbia e ciottoli a testimoniare appunto l'esistenza di questo antico lago. Ci sono dei baobab, ci sono delle pitture rupestri molto interessanti. E tramonti, naturalmente, sapete tutti che i tramonti sulle colline di granito sono fra gli spettacoli più belli della natura perché prendono un colore proprio infuocato. Ma sconsigliabile di restare in questa zona al tramonto perché, come vedete, è un po' insomma, è frequentata. Le zone rocciose sono molto amate dai leopardi, soprattutto nel momento in cui hanno i cuccioli, che sono il che li rende anche un po' più irritabili, insomma. Vi dicevo, perché questa zona è così ricca di predatori e prede? Perché rispetto alla zona di Ciobbe e Linianti, che comunque sia riceve molta più acqua e quindi c'è un dilavamento che impoverisce il suolo, portando via nutrienti, minerali e via dicendo, in quest'area il terreno è molto molto più ricco e quindi il cibo è proprio più nutriente. Hanno calcolato che addirittura
filo d'erba brucato, cioè una zebra che bruca in questa zona ha bisogno di un terzo del cibo di cui ha bisogno invece nella parte più a nord. Quindi diciamo che c'è un continuo su e giù che fanno gli erbivori per stare più, diciamo, nella parte dove c'è più acqua ed è più sicura, quindi verso il Ciobe, e a scendere invece qui in più giù dove vengono a trovare minerali. Pensiamo per esempio agli elefanti che nel caso del Ciobe, nell'area del Ciobe hanno le zanne più piccole e corte proprio perché l'assenza di minerali non gli permette di crescerle enormi, ma appunto vengono anche loro regolarmente in questa zona dove proprio vengono a praticare anche la geofagia, quindi vengono a rompere con le zanne il suolo per mangiare letteralmente il suolo con sali minerali e via dicendo. Chiaramente dove ci sono molte prede, ci sono molti predatori. E chiaramente questi predatori sono tutti in conflitto fra loro. Quindi abbiamo tanti leoni che litigano tra di loro per il territorio, abbiamo conflitti continui tra iene, leoni e via dicendo, che sono nemici mortali giurati dall'alba dei tempi, diciamo, soprattutto per un discorso di rubarsi le prede, ai danni magari dei predatori un po' più solitari e deboli, come può essere il caso del leopardo e del ghepardo. Anche, insomma, grande presenza di sciacalli, che sono sempre dei grandi opportunisti, ottimi approfittatori di situazioni, insomma. Vi ho messo qui sotto un giovane leone di apparentemente un paio di annetti, stanno iniziando a spuntargli i basettoni, diciamo, per farvi anche rendere conto della bellezza della luce che arriva in queste zone, insomma. Eccoci, vi dicevo, eccoci qui con la mappa, quindi vediamo questo è il Quando, qui forma la palude di Lignanti, questo è il canale di Saputi, che appunto arriva a questa Lignanti, a questa Saputi Marsh. Quindi tutta quest'area è nota come il famoso triangolo dei predatori, se vogliamo proprio cercare un nome da dargli, insomma, ecco. E c'è un altro canale che collega la zona dell'Okavango, la Selinda Spillway si chiama, altra zona molto bella, la concessione di Quando, questa è la concessione di Quando. Oh, ecco, diciamo che mentre questa zona del Ciobe è tutta, diciamo, è parco nazionale, lungo Lignanti invece sono concessioni private. Quindi l'unico problema degli safari sul Ciobe è che sono molto frequentati. Quindi abbiamo un alto numero di veicoli che girano e che insomma, delle volte può risultare anche un po' troppo, ecco. Quindi abbiamo grandi scenari, grandi avvistamenti, però delle volte bisogna stare a litigare con gli altri veicoli perché tu sei stato 5 minuti, è il mio turno e via dicendo, no? Tutto questo naturalmente non succede nelle concessioni private dove dei veicoli ce ne saranno una densità di un decimo rispetto a quelli del parco nazionale e dove chiaramente c'è anche la possibilità di fare off-road, naturalmente sempre nel rispetto della vegetazione, del suolo che non vogliamo mai rovinare. Ho messo questa foto perché appunto io ho visto centinaia di volte leopardi, ma quello che non ho mai visto è un leopardo sporco. Quindi voi immaginate che quando l'acqua scarseggia in questi canali, e quindi c'è il fango, ci sono dei pesci che ci vanno a sotterrare, fanno una sorta di letargo, in questo caso sembra un pesce gatto, si vanno a mettere sotto il fango, e vi volevo far vedere un leopardo sporco perché appunto non capita mai, perché appunto quando basi tutta la tua esistenza sul non farti vedere, e il manto serve proprio a questo, insomma, per loro è una questione di primaria importanza, sono maniacali nella cura del manto, appunto. Oh, splendida area per quanto riguarda gli avvistamenti degli uccelli, il birdwatching. Qui ho messo un uccello che io non ho personalmente mai visto, ma è in assoluto nella mia top 10 list, che è la civetta pescatrice di pelle. Inizio ad andare un pochettino più veloce perché, insomma, non vorrei che Sara poi avesse poco tempo. Abbiamo il becco acceso di africano che frequenta queste zone e di cui vediamo questa molto buffo in un certo senso, no? Questa parte inferiore del becco che tiene immersa in acqua mentre compie questi voli lunghi a pelo d'acqua con la parte inferiore immersa e come percepisce qualche cosa il becco si serra e il pesce viene catturato. Ha anche la capacità, immaginate appunto un uccello che vola in orizzontale, pesca qualche cosa e continua il suo volo. Quindi ha la capacità di ruotare la testa molto all'indietro pur mantenendo l'assetto di volo. Okay? Uccello molto interessante, ma anche purtroppo a rischio, perché, sia perché appunto
C'è il solito discorso della diminuzione degli habitat che affligge un po' tutta la fauna, insomma, e anche la flora, naturalmente, e un po' perché fa il suo nido è una buca poco profonda scavata vicino all'acqua, e quindi le uova vengono predate da varani, manguste e via dicendo. In questa foto che ho messo, si vede un po' male, l'ho presa da un libro e già era sgranata di suo, quindi si vede un varano che sta andando ad insidiare, diciamo, un pullo di skimmer, e questo che è andato a difenderlo, però si vedeva bene quest'angolo e ci tenevo. Un altro che è il secondo della mia top 10 list, perché ci sono andato molto vicino, mi è capitata un'occasione in cui ho avuto un ospite arrivare e dirmi: oh mio Dio, ho visto un uccello rosso e verde, ho visto un uccello rosso e verde. Io non l'ho neanche risposto, sono partito, ma purtroppo sono arrivato tardi e non l'ho visto. Il trogone di Narina, che come vedete appunto nella foto in basso, quando si sente osservato si gira di spalle, insomma, immaginate che vive sempre in mezzo agli alberi perché ha queste zampette estremamente esili e delicate, tra l'altro con una struttura molto insolita, dove vediamo il primo e il secondo dito rivolti all'indietro, quando normalmente sono il primo e il quarto, come nel caso di vari, insomma, gufi, civette e via dicendo. Quindi può soltanto saltellare di ramo in ramo e volare, appunto. È stato descritto da Levaillant, scusatemi la pronuncia francese pessima, che era uno di quei personaggi, di quegli avventurieri di una volta, diciamo, che ahimè non si trovano più, nato nella Guyana francese, e quindi sviluppa questa passione per la natura che lo porta ad essere fondamentalmente il primo illustratore di natura, di uccelli, di dicendo, nonché collezionista di esemplari da portare poi ai musei in Europa. Quindi nel corso dei suoi molti viaggi incontra questo uccello e lo dedica alla sua amata, che era una donna di sangue misto, Cosa e Coicoi, che è appunto Narina, che significa fiore in Khoisan, appunto. Spero di riuscire a vederlo prima o poi, che dire. Ho alcuni degli altri uccelli che sono legati a lui, il nostro amico Bateleur, che quindi è il falco giocoliere, che lui ha nominato. Bateleur è l'equilibrista in un francese arcaico, perché è un uccello che ha questa coda molto corta e quindi un volo molto instabile che lo porta di continuo ad aggiustare un pochino destra e sinistra, diciamo, come se fosse un camminatore di fune con la sua asta, diciamo. Okay? Questa è una femmina, il maschio ha la banda nera molto più ampia. E a Levaillant è dedicato anche il barbuto crestato, che è un uccello che ha un trillo, alla capacità, è un canto, ricorda quasi un po' l'equivalente al canto delle cicale da noi, cioè è capace di cantare ininterrottamente anche 20-30 minuti consecutivi con un trillo continuo, che a me piace molto, ma può anche diventare irritante in certi casi. E questo è anche stato intitolato a lui il cuculo di Levaillant. Altri uccelli meravigliosi che frequentano quest'area, ve ne ripeto, purtroppo 450 non ce li ho messi, però un po' ne ho messi. Io ho messo il succiacapre dal vessillo, che mi è capitato di vedere una volta sola, appunto stavamo ritornando da un game drive alloggio di notte. È passata questa cosa sulle nostre teste, siamo rimasti senza fiato. È stata la sensazione come se fosse stato un fantasma, diciamo. Questa chiaramente è la livrea di accoppiamento, che ha soltanto fra settembre e dicembre. Stesso discorso vale anche per la vedova del paradiso. Questo, ce ne sono vari, questa è quella con la coda larga, che ha queste più penne molto lunghe che appunto sviluppano il periodo dell'accoppiamento tra febbraio e aprile. E fa un display per impressionare le femmine. Per il resto dell'anno in realtà è un uccellino marrone abbastanza incospicuo. Molto carino anche questo strilde dalle guance viola. Incredibilmente bello il piccolissimo martin pescatore malachite, che vedete tanto talmente piccolo che si sta appollaiato sui esili carneti e fili d'erba vicino ai fiumi. Sotto c'è un altro martin pescatore, questo dal mezzo collare, ma questa striscia blu elettrico dietro il dorso, veramente veramente eccezionale. Questo difficile pensare che questo sia un parente degli storni che piagano i cieli di Roma e ci deliziano, ci bombardano, diciamo, con le loro, diciamo, ci fanno un sacco di regali. Ecco, poi abbiamo una nettarina aramata. Questo è un uccello, anche questo molto piccolo, è una sorta di equivalente del colibrì in versione africana. A differenza del colibrì non può volare all'indietro, però comunque hanno questo becco molto lungo e adattato anche a seconda di vari per andare a prendere il polline, a seconda delle varie
specie di piante con cui si è coevoluto, e qui ho messo anche un'occhietta pigmea. Altri uccelli in particolare, ho fatto una sorta di special sui gruccioni, perché io sono allergico alle vespe e quindi adoro molto questi insetti, che hanno anche in questo caso il becco stretto e lungo per avere una migliore precisione, un po' ricurvo, quindi anche per dare più visione, più capacità di prendere prede al volo. Quindi qui abbiamo il gruccione piccolo, qui abbiamo l'australe carminio. Questo è molto più, questi diciamo si vedono un po' in zone molto più ampie, sono più comuni, ecco. Mentre qui abbiamo il guance blu, abbiamo qui fronte bianca e il coda di rondine. Ho messo anche quello europeo perché è un peccato che tante volte non ci rendiamo conto che anche noi in Italia e in Europa, insomma, abbiamo un sacco di uccelli molto belli e colorati, e andare a fare birdwatching è una bella attività anche qui in patria, insomma. In questa foto vediamo i nidi dei gruccioni, che essendo uccelli così variopinti hanno la necessità di fondamentalmente stare nascosti, cioè sono troppo visibili dai predatori quando sono nei nidi, e quindi scavano questi tunnel all'interno dei banchi sabbiosi, soprattutto sulle rive dei fiumi, e quindi fanno un tunnel stretto e lungo con una camera finale per le uova. Questo anche per rendere più difficile la vita ai cuculi, appunto, che altrimenti sono parassiti di cova, quindi vanno lì e sostituiscono le loro uova con le loro e via dicendo, insomma, sono molto parassiti. Molti anche chiaramente uccelli acquatici, dato il tipo di habitat, appunto abbiamo già visto l'airone nero che fa questa sorta di ombrello con le ali, sia per diminuire la rifrazione e quindi avere più precisione, ma anche per creare ombra e quindi attirare i pesci nella sua kill zone, diciamo, ok? Cosa che ho visto molto spesso sfruttare dai becco spatola, che sono questi qui in alto a destra, diciamo non propriamente uccelli belli, però comunque sempre molto interessante questo adattamento del becco, che a questo, diciamo, si allarga sulla fine e ha delle lamelle laterali che non servono tanto per filtrare come nel caso del fenicottero, quanto più per trattenere quello che sono riusciti a prendere, appunto, andando a tastare l'acqua fondamentalmente. Qui ho messo la ninga, irrinunciabile perché, insomma, l'ho detto anche uccello serpente con questo collo molto molto lungo, forse è l'uccello che riesce a pescare più in profondità, si immerge e lo vediamo spesso, diciamo così, ad ali dispiegate, perché per potersi immergere più in profondità non è impermeabile, quindi è privo di una ghiandola che gli altri uccelli hanno alla base della coda, che si chiama ghiandola orofigiale, da cui appunto gli uccelli vanno ad attingere un liquido che serve per la cura e impermeabilizzazione delle penne. Quindi fondamentalmente la ninga, dopo che ha pescato, si deve mettere al sole per asciugarsi. Okay? Qui ci sono due beccosella, maschio e femmina, vediamo qui con il barbiglio giallo il maschio e la femmina con l'occhio giallo. E ho messo questa foto perché si vedeva bene anche questa zona nuda che hanno sul petto, che è la blue patch cosiddetta, quindi una zona di pelle esposta che serve per la cova delle uova, quindi per mantenere le uova a temperatura più elevata rispetto a quanto farebbero con le piume. E poi un altro uccello che si vede anche da noi in Italia con un po' di impegno, la vocetta, che è anche questa un adattamento, diciamo, a questo becco ricurvo verso l'alto che usa per tastare il primissimo strato del terreno sotto l'acqua. Abbiamo poi i rapaci, abbiamo già visto l'aquila urlatrice, abbiamo il segretario, già ne abbiamo parlato con abbondanza, ma con due parole ve le dico anch'io perché lo adoro. Quindi ha questo corpo, sembra un corpo d'aquila e zampe da gru, diciamo, con queste penne che appunto ricordano quelle che si usavano una volta per intingere e scrivere. Per intingere a scrivere, e queste appunto zampe molto lunghe che usa sia per mettere in movimento che con dei veri e propri calci molto veloci e potenti per uccidere le sue prede preferite, che sono appunto serpenti, anche molto velenosi, e topi, topini, insomma, ogni sorta di piccola creatura che attraversa la savana. Qui abbiamo uno sparviere, che anche questo è interessante per via della struttura della zampa, che ha una giuntura in più. Praticamente puoi infilare la zampa all'interno di un buco in un albero e andare all'interno di questo buco poi
a sondare più in profondità ed eventualmente tirare fuori quello che trova all'interno. Noi abbiamo poi un nibbio di pipistrelli, che è un rapace piuttosto raro, un osprey, che è un falco pescatore, che appunto questi sono fra i principali e più diffusi rapaci della zona del Ciob, appunto. Oh, due parole di botanica, sarò breve. Allora, già abbiamo visto quanto tutta la parte del primo corso del Ciob, diciamo, è caratterizzata da una vera e propria foresta fluviale che poi si espande anche molto verso l'interno, c'è cioè la riserva forestale di Casane vera e propria, dove abbiamo grande diffusione di tec e mogano. Vi dicevo anche che appunto nella zona di Serondella c'era una segheria di cui adesso si possono osservare le rovine. Quindi il tec, detto i locali lo chiamano Kiat, il Pterocarpus angolensis, prende il nome dal fatto che significa letteralmente seme alato, vediamo, frutto alato, scusate, vedete qui sotto che è questa membrana molto circolare, appunto, che gli permette di seguire il vento, e questi uncini che invece lo fanno ancorare alla sabbia in modo da poter poi appunto stanziarsi, germinare. Un albero che cresce molto lentamente, addirittura può crescere e morire più volte fino a che non ha accumulato abbastanza nutrienti da provare a crescere, diciamo, la volta buona. Ed è anche un legno estremamente, estremamente pregiato, perché è facile da lavorare, resistente agli insetti, resistente al fuoco, perché un'altra delle caratteristiche del frutto è che appunto il seme germina dopo gli incendi, ed è un albero che anche risponde molto bene agli incendi, nel senso che produce semplicemente più tronchi. Ottimo albero anche per produrre strumenti musicali, andate a chiedere quanto costa una chitarra di teste. La linfa di quest'albero è particolare perché ha questo colore rosso sangue, infatti viene anche chiamato bloodwood. Come usi tradizionali si sa che è appunto simile, chiama simile nella medicina tradizionale, quindi appunto viene usato per la cura e la rimarginazione delle ferite, ma anche per la malaria e anche per messo negli occhi come collirio. Nel caso poi una donna abbia difficoltà, una donna che ha fatto un bambino piccolo, che abbia difficoltà a produrre latte, pare che aiuti anche sotto questo aspetto. Sia sul Kiat che su altri alberi che vediamo fra poco, si riproducono o meglio, si riproducono le ciaraxine, che sono queste farfalle anche molto grandi, caratterizzate dalla presenza di quattro code, colori meravigliosi, farfalle molto grandi al punto di diventare appunto anche territoriali e in alcuni casi cacciare via gli uccelli che si avvicinano alla loro zona. Il Jackalberry, lo stesso ho messo, guarda caso, lo stesso albero che ha messo prima Davide, perché questo è l'esemplare forse di Jackalberry più famoso al mondo, si trova nelle Sabbie Sense, però comunque il Jackalberry di per sé è un albero che tende a formare questa chioma molto rotonda con un colore verde smeraldino stupendo, cresce di preferenza sui termirai che appunto hanno un suolo molto molto nutriente, nonché il terreno è più areato per via del lavoro di scavo dei tunnel delle Tremiglie. Quindi, appunto, Diospyros mestiliformis, nel senso che è una pera divina, nel senso che ha delle proprietà nutritive incredibili, altissima concentrazione di vitamina C, potassio, sali minerali, dicendo. Molto amato da un gran numero di animali, tra cui anche l'uomo, che lo raccoglie, lo fa essiccare e se lo mangia anche poi quando non è stagione, fuori stagione, insomma. Ma prende proprio il nome dal fatto che sia uno dei pochi frutti che gli sciacalli, cioè uno dei frutti preferiti degli sciacalli, insomma, non ne amano tantissimo in realtà. Ho un albero un po' decisamente meno pregiato, ma è una brachistergia, quindi un albero tipico della vegetazione di Miombo, che però abbiamo più verso la zona dell'Angola o più a est. Cresce, dicevo, su suoli molto poveri, dove altri alberi non riescono a crescere, ma ha un legno che è assolutamente di valore praticamente nullo, perché addirittura è in grado di, come si dice, di far perdere il filo ad asce e seghe elettriche e via dicendo.
Le nuove foglie però hanno questo colore rosastro e tra il rosa e il mattone che è assolutamente meraviglioso quando è il momento giusto dell'anno, insomma, perché sono foglie decidue, appunto. La corteccia viene, soltanto la corteccia viene utilizzata, o meglio la parte interna della corteccia, sia perché è ricca di tannini e quindi viene usata per tingere i tessuti, sia proprio quando viene pestata e fatta macerare, fino a che ci si può creare una sorta di tessuto e in più viene intrecciata per fare funi e ceste. E vi lascio con il mogano del Bush del Natal, della Trichilia emetica, detta trichilia perché appunto il frutto si divide in tre parti e al suo interno contiene questi semi che producono un olio che è stato anche usato nell'industria cosmetica per fare sapone di ottima qualità. La corteccia invece è usata sia come emetico che come purgante, da qui il nome dell'albero, appunto. Anche questo cresce su terreni alluvionali o sabbiosi, comunque un legno estremamente facile da lavorare e pregiato, appunto il mogano, l'avrete già sentito. E anche qui abbiamo una lunga serie di animali che ne amano le foglie e i frutti, e anche gli uccelli, perché chiaramente diciamo che un albero che fa un'ombra meravigliosa. Quando fa caldo è uno dei posti migliori dove andarsi a mettere, insomma. Ok, ho terminato. Mi raccomando, continuate a seguirci su questo canale, vi aspettiamo!